ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. C'era una volta un sarto che aveva tre figli già grandi. Questi tre figli avevano certamente un nome, ma tutti li chiamavano semplicemente il Lungo, il Grasso e il Grullo. Io sono il Lungo e sto imparando il mestiere di falegname. Bravo Lungo, figlio mio. Ma che fai? Vai via. Ciao papà, vado per il mondo per vedere se è rotondo. Andrò in cerca di fortuna, dormirò al chiar di luna. Va, figliuolo, ma sta attento, queste cose non le invento. Il mondo è strano assai, non metterti nei guai. E il Lungo partì. Girò per il mondo e si convinse che in effetti era rotondo. Lavoro non trovò e un giorno, guarda un po', restò senza un quattrino, senza pane e senza vino, avvilito ed affamato, da tutti fu scacciato. Allor nel bosco si addentrò per restare in pace un po'. Incontrò un tipo strano con un bel bastone in mano che gli chiese: cosa fai? Lui rispose: son nei guai. Il vecchietto lo invitò a mangiare e il Lungo andò alla casa del buon vecchio. E che cosa vi trovò? Ascoltate, ve lo dirò. Eccoci arrivati a casa mia. Moglie! Buongiorno marito, buongiorno ragazzo. Hai fame? E me lo chiedete, signora? Guardate come sono lungo e magro. Lungo lo sono sempre stato, ma è la fame che mi ha fatto diventare tanto secco. Poverino, adesso preparo subito qualcosa da mangiare, eh? Dovete sapere che il Lungo era dotato di un appetito formidabile. Come facesse a mangiare tanto, non si sa. Fatto sta che la moglie dell'ometto aprì la dispensa e preparò un pranzo coi fiocchi, che sarebbe bastato per 20, ma il Lungo fece sparire tutto in un baleno. Questo era l'antipasto, vero? Buono, buono, mi ha solleticato l'appetito. Adesso sono pronto per una bella pasta asciutta. Scusa se mi permetto una domanda, caro Lungo. Dimmi, tu mangi sempre così? Oh, no, signore. Per l'occasione ho cercato di moderarmi perché sono ospite e so che in casa d'altri non sta bene mangiare tanto. A casa mia mangio molto di più. Caro Lungo, avevo pensato di tenerti con me per qualche tempo, ma vedendoti mangiare ho cambiato idea. Che peccato, si mangia così bene qui. Appunto, ma vedrò di mandarti via contento. E il vecchietto aprì un grande armadio e ne tirò fuori un bel tavolino. Questo è per te, è proprio adatto come regalo. Grazie, ma il mio mestiere è quello del falegname, di tavoli così potrei farne uno al giorno. Non credo, caro Lungo. Questo tavolo è fatato. Basta che tu lo ponga in terra e dica: tavolino, apparecchiati, e il tavolino ti servirà come meglio non potresti desiderare. Il Lungo ringraziò e, messo in spalla il tavolino, lasciò la casetta del vecchietto. Sono impaziente di vedere se il vecchio ha detto la verità. Adesso metto il tavolino sotto questo albero e pronuncio la formula magica: tavolino, apparecchiati! Che meraviglia! Quanta roba da mangiare! Aveva ragione il mio ospite. È proprio un regalo adatto a me e alla mia fame. E il Lungo, in men che non si dica, divorò tutto quel ben di Dio. A sera si fermò a una locanda e chiese all'oste una stanza. Una stanza? Benissimo! Ma vorrete mangiare qualcosa prima di andare a dormire, no? Per i miei pasti ho ben altro che la cucina di una locanda.
L'oste rimase perplesso alla strana risposta e decise di veder chiaro nella faccenda. Così, quando il lungo si chiuse in camera col suo tavolino, si mise a spiare dal buco della serratura. Vediamo un po'. Che strano. Si inginocchia davanti al tavolino. Tavolino! Apparecchiati! Che vedo mai? Un tavolino fatato. Bene, bene, è proprio quello che fa per me. Questa notte, appena si sarà addormentato, io mi avvicinerò. Quella notte, l'oste si procurò un tavolino identico a quello del lungo, entrò in punta di piedi nella camera del cliente e mise al posto del tavolino fatato il tavolino normale. Il mattino dopo... Che bella dormita! Ciao, tavolino caro! Adesso possiamo tornare a casa? E il lungo si mise in cammino. Appena arrivato a casa, volle mostrare subito al padre e ai fratelli il potere del suo tavolino. Venite tutti! Ho un tavolino che riesce a darmi da mangiare fino a saziarmi! Mi sembra molto strano, non ti ho mai visto sazio. Vedrai, padre mio, vedrai! Tavolino! Apparecchiati! Ma che cosa fai? Discorri con un tavolino come se fosse un cristiano? Certo, ma non parlare, altrimenti lo distrai. Tavolino, apparecchiati! Che si è addormentato? Tavolino, apparecchiati! Ho detto, tavolino, apparecchiati, ho fame, ma allora non stai a sentire. Tavolino, per piacere, ho tanta fame, apparecchiati, ti prego. Che si è in sciopero? Pazienza, cercherò di darti io da mangiare come ho sempre fatto, anche se è un'impresa sfamare un tipo come te. E il lungo, triste, mogio e affamato, riprese il suo lavoro di falegname. Il secondo fratello, il grasso, decise di partire a sua volta in cerca di fortuna. Non tornerò prima di aver riempito 10 sacchi di sonanti monete. Mi piace il loro allegro tintinnio. Vado, addio a tutti! E il secondo fratello, il grasso, partì. Era proprio deciso a diventare ricco, ma per quanti sforzi facesse, non riuscì a trovare nemmeno un piccolo tesoro nascosto. Infine, triste e avvilito, incontrò anche lui l'omino, che lo condusse alla casetta. Caro grasso, sei un ragazzo simpatico. Dimmi un po', che cosa desideri di più al mondo? Vediamo, un treno elettrico? No. Un pallone? No. Ecco! Un sacco, 2 sacchi, tanti sacchi di monete d'oro, luccicanti, tintinnanti, da far scorrere tra le dita. Ah, che bello! Va bene, ti accontenterò. Seguimi nella stalla. Nella stalla? Ma io credevo nella stanza del tesoro. Qui nella stalla c'è quello che cerchi. Ecco. Un asino? Forse non mi sono spiegato. Ti sei spiegato. Questo infatti è un asino tutto speciale. Prendilo e quando sarai a corto di soldi basterà che tu dica asino starnuta e avrai tutto il denaro che desideri. Il grasso, per la verità non molto convinto, prese l'asino, ringraziò e se ne andò. Subito volle provare la formula magica. Asino starnuta! Meraviglia! Dalle narici dell'asino, insieme con un potente starnuto, scese una cascatella di ducati d'oro. Che bello avere un asino che quando fa ecci regala bei ducati a quelli che stanno lì. Sono anni che ogni volta che vedo un asino bigio gli grido a sua insaputa: asino, starnuta! Ma se un asino normale puoi comprare in un mercato, gira pure tutto il mondo, non ve n'è più uno fatato. Il grasso, tutto contento, riprese il cammino e arrivò a sua volta all'osteria che aveva ospitato il fratello. Allo stesso oste ordinò da mangiare e da bere, poi, giunto il momento di pagare il conto, disse che aveva bisogno di recarsi nella stalla. L'oste si insospettì. Ma come, per pagare il conto va nella stalla? Ah, qui c'è sotto qualcosa. Voglio vedere un po'. E l'oste vide che il grasso diceva all'asino: asino starnuta!
E ne ricavava tanti bei ducati d'oro. Quella notte stessa il furfante tanto girò per il paese che riuscì a trovare un asino tale e quale quello fatato. Poi portò via l'asino starnuta e mise al suo posto l'asino normale. Il grasso, la mattina dopo, senza accorgersi di niente, montò sull'asino e trotterellò fino a casa. Chiamò tutti e disse: «Asino! Starnuta!» L'animale lo guardò perplesso. «Asino! Guarda che se non starnuti, ti picchio!» «Ma scusa, figlio, è per caso raffreddato quest'asino?» «Datemi del pepe! Questo asino deve starnutire per forza! Ecco qua, un po' di pepe nelle narici! Vedrete!» In effetti l'asino, sentendosi pizzicare dal pepe proprio sotto il naso, starnutì, starnutì, ma di monete d'oro nemmeno l'ombra. «I miei fratelli sono forse ammattiti. Prima il lungo con la storia del tavolino, ora il grasso con l'asino. La faccenda è poco chiara. Andrò io a vedere.» E il grullo prese di proposito la stessa strada dei suoi fratelli. L'omino era ormai abituato a incontrare giovani avviliti nel bosco e non si stupì. «Ah, tu devi essere il grullo, il terzo dei fratelli. Guarda, senza nemmeno condurti a casa mia, eccoti un sacco contenente un randello. Ogni volta che dirai, randello, esci dal sacco, il randello uscirà e comincerà a menar botte di santa ragione fino a che tu non dirai, randello, rientra nel sacco. Hai capito?» «Sì.» «Ti piace questo regalo?» «Sì.» «E allora prendilo.» Il grullo arrivò alla solita locanda e prima di andare a dormire consegnò il sacco all'oste. «Mi raccomando, custoditelo bene perché è prezioso, ma non dite mai randello esci dal sacco. È una formula magica e a pronunciarla succedono cose prodigiose. Basta, non dico altro. Buonanotte.» «State tranquillo, state tranquillo. Questo ragazzo crede di essere più furbo dei suoi fratelli. Appena sarà addormentato, voglio vedere quest'altra magia.» Il grullo salì in camera sua e finse di addormentarsi. In effetti aveva l'orecchio teso e la mente vigile. A un tratto... «Aiuto! Aiuto! Questo bastone mi uccide!» Il grullo scese sorridendo e osservò per un poco la scena. Poi... «Hai voluto fare il furbo con me come con i miei fratelli, vero Oste? Adesso questo bastone continuerà a picchiarti fino a che non mi avrai consegnato il tavolino e l'asino fatati.» L'oste, che di botte ne aveva già prese abbastanza, acconsentì. Allora il grullo... «Randello, rientra nel sacco!» «Come? Bastava dire, randello rientra nel sacco! Anche se l'avessi saputo!» Il grullo ritornò a casa col tavolino, l'asino e il sacco e fu accolto con grande allegria. Anche il padre, che aveva un carattere scontroso, si rallegrò col figlio minore. «Però... non sei poi tanto grullo come credevo.» I figli del sarto ebbero così il tavolino per mangiare, l'asino per procurare soldi, il randello per difendere il tutto. E da quel giorno vissero uniti e contenti nella più grande agiatezza. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. «C'era una volta», il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà. Oh.